Benvenuti nella sostituzione del termostato della caldaia. Il vostro termostato è definitivamente morto? Non funziona nemmeno se cambiate le batterie? Non volete chiamare un tecnico? Volete fare da soli? Se seguirete alla lettera le nostre istruzioni, siamo sicuri che riuscirete a svitare e riavvitare 5 viti, e scollegare e ricollegare due fili elettrici. Cominciamo! Togliete lo sportellino, che essendo lì da più di 5 minuti, si è già rotto, e si toglie facilmente. Con un piede di porco, scardinate il cofano del termostato, per scollegare le batterie. Le batterie sono rimaste lì ferme per troppo tempo, ed hanno perso l'acido, ossidando i contatti elettrici. Voi avete provato a ravvivare i contatti, grattandoli con una mazza ferrata, ma purtroppo non ha funzionato. Svitate la prima vite a crocette con un cacciavite a stella. Rimuovete l'interfaccia grafica ologrammatica a stato solido del termostato. Questi tre pirilli vanno in questi tre buchi. Perché ogni pirillo è più contento quando trova il suo buco dove alloggiare. Svitate adesso le due viti a stella con un cacciavite a croce. Come potete vedere, qualcuno che non era del mestiere ha messo due viti da legno dentro ai tasselli. Siccome anche voi non siete del mestiere, tenete da parte le due viti da legno, così poi dopo le rimetterete nei tasselli, tanto non se ne accorgerà nessuno. Una volta svitate le viti, cominciate ad interrogarvi sui fili che avete davanti. Cos'è questo filo grigio? Boh, era già scollegato e lo lasceremo scollegato. Dobbiamo scollegare i due fili elettrici, quello azzurro color cielo, e quello marrone, color merlo femmina. A questo punto però ci siamo ricordati che alle elementari ci hanno insegnato che quando si fanno dei lavori con la corrente elettrica, bisogna scollegare la corrente elettrica dal contatore. Ma dico io, era proprio il caso di fare un quadro elettrico così complicato, che poi non fa altro che generare dubbi e nel dubbio uno staccato comunque. E pare che non abbiamo ancora finito. Chissà a cosa servono tutti questi trabicoli. Boh. Se voi guardate il termostato in alto a sinistra, vedete lo schema dei fili. Come potete vedere, quello azzurro color cielo è collegato sulla lettera A, mentre quello marrone color merlo femmina è collegato sulla lettera B. Scollegate i fili svitando le viti con un cacciavite piatto. Per ricordarsi come ricollegarmi sul nuovo termostato è facile, basta pensare alla lettera A come azzurro e dalla lettera B come merlo. Attenzione, i vostri fili potrebbero avere colori diversi. Attenzione, se siete daltonici vi consigliamo di appiccicare delle etichette ai fili e di scriverci sopra la lettera corrispondente. Attenzione, se siete analfabeti e anche daltonici, vi consigliamo di star bene seduti a girarvi i pollici mentre guardate un tecnico non daltonico o quantomeno non analfabeta che esegue il lavoro per voi. Dopo aver messo il filo blu nel buco denominato A, come azzurro, vi rendete conto che non siete stati nemmeno in grado di avvitare una vite. Vostra moglie non ve lo perdonerà, quindi per questa sera preparatevi ad andare in bianco. Oppure rimboccatevi le maniche e tentate di nuovo. I fili di rame vanno rollati, come quando richiudete nella sua carta la caramella che avete sputato, perché non vi piaceva. A differenza di come siete abituati, lo scopo adesso è di infilarlo dentro talmente bene, da farlo rimanere incastrato.
Adesso infilate il filo color merlo femmina nel buco con la lettera B. No, aspettate, quello è il buco sbagliato. Lo state infilando nella lettera C, come cuculo? Se non siete preparati diventerà tutto marrone. Ah già, il merlo femmina è già marrone, proprio come il cuculo. Ma qui non stiamo parlando di uccelli. E in ogni caso sarebbe sempre meglio non sbagliare buco. Se sbagliate buco senza farlo apposta, poi è un vero casino. Potrebbe succedere un cortocircuito. La caldaia potrebbe non essere più calorosa con voi. Dovete chiedere scusa immediatamente e tirare fuori dal buco sbagliato. Ecco, così va meglio. Ripulite ed intorciate nuovamente il filo marrone ed infilatelo nel buco giusto, che inizia per la lettera B, come bocca, perché è l'unico buco giusto che è rimasto inviolato. Vedrete che al termine di questo lavoretto, se tutto andrà a finire come pensate, ne rimarrete di sicuro soddisfatti. Poi, siccome non siete convinti del filo azzurro, tiratelo fuori e reinfilatelo dentro per la terza volta. Perfetto! Una volta posizionati i fili con la maestria di un samurai giamaicano che danza in mezzo ad un negozio di bicchieri di cristallo con il suo tutù rosa e le treccine lunghe 2 metri, rimettete nei tasselli le viti da legno bronzate, in modo da scassarli del tutto. Così il vostro termostato non sarà mai fermo in maniera stabile. La base è fissata. Mettete le pile. Anzi no, le pile mettetele dopo. Con poche e semplici manovre, rimontate la facciata del termostato. Le buone maniere sono l'unica strada per riuscire ad assemblare le plastiche ad incastro, le quali sono state appositamente progettate per scatenarvi le convulsioni e farvi ricoverare in un istituto psichiatrico. A questo punto vi rendete conto che avete avanzato un pezzo. A cosa servirà mai questo pezzo? Servirà per le batterie? Bravi! Maledetto sportellino! Non potevi semplicemente bloccarti in alto come tutte le tavolette del gabinetto di questo mondo? Niente. Si vede che era troppo difficile. Mettete le batterie. Un pezzo avanzato potrebbe anche starvi bene, non fosse che serve proprio a chiudere le batterie per non farvi vedere quando rilasceranno l'acido, che distruggerà anche questo nuovo termostato. Quindi dovete assolutamente rimetterlo. Alzate lo sportellino. Togliete lo sportellino, in quanto vi siete rotti di tenerlo aperto con la mano. Mettete il coperchio delle batterie, che era il pezzo che vi era avanzato. Rimettete lo sportellino che resta super miracolo. E il gioco è fatto. Anzi no, dovete ancora provare a vedere se il termostato funziona. Ricollegate la corrente generale, e anche quel coso che non sapete bene a cosa serve. Poi, tirate su tutti i magnetotermici. Maledetto elettricista, ho scoperto il tuo sporco gioco. Volevi farmi fulminare ingannandomi, ma io non cadrò mai nella tua trappola mortale. È ora di testare il termostato. Tirate sullo sportellino. Tirate nuovamente sullo sportellino. Togliete lo sportellino. Cliccate sul tasto MAN, che significa uomo. Alzate la temperatura. E se tutto è giusto, la fiammella si accenderà. Siamo increduli anche noi, ma ha funzionato per davvero. Perfetto, perfetto, perfetto. Naturalmente poi, se avete voglia di sbattervi a smontare e rimontare tutto un'altra volta, cambiando i tasselli e le viti da legno, magari vi accorgete che l'avevate assemblato male. Riassemblatelo correttamente e vedrete che lo sportellino funzionerà alla perfezione. Perfetto. Per questa volta le istruzioni sono finite, andate in pace. Perfetto. Iscrivetevi al canale di Stefano Ape Assassina, perché fare cose inutili è molto bello e molto utile. Ci sono ancora tante cose che non sappiamo, e che dobbiamo insegnarvi mentre le impariamo. Stefano Ape Assassina vi insegnerà tutto quello che non conosce, mentre lo impara. Istruzioni utili, futili e inutili. Buona continuazione, sul canale di Stefano Ape Assassina. Perfetto, perfetto, perfetto.